una ribollita all'interno di un raviolo, una porchetta avanzata dentro a un raviolo. Ecco, i ragazzi stanno insegnando ai loro coetanei delle altre scuole la possibilità di inserire all'interno di un raviolo un elemento del riciclo, ma che sicuramente gli diamo un'altra vita e la possibilità di creare una cosa bellissima. Le ricette del riciclo con lo chef Shadi e i ragazzi dell'alberghiero Vegni di Cortona è indubbiamente uno degli eventi più attesi dell'iniziativa Zero Spreco presso l'impianto di San Zeno. Qual è il segreto di una buona pasta fatta in casa? Bisogna stenderla bene. Va lavorata con cura, stesa bene e trattata bene, non bisogna essere bruschi con la pasta, perché sennò dopo è papposa. Cosa farete nella vostra ricetta? Un raviolo ripieno di formaggio e fave. Bucce delle fave, foglie delle carote, bucce delle patate, bucce delle carote, cioè sono tutti elementi che normalmente vengono buttati via, che invece possono essere utilizzati e dare nuova vita appunto al cibo. Anche perché ovviamente, stando attenti alle risorse, stando attenti anche al non spreco, perché oggi la bravura soprattutto di noi ristoratori, ma ovviamente anche delle future generazioni, sta proprio nel fatto di non buttare via niente, perché il guadagno sia a livello ambientale che a livello economico sta nel recuperare tutto quello che è possibile. Più recuperiamo, più c'è interesse verso questa produzione. Arezzo ancora è una città che spreca molto. Non si sa perché, in Italia è una delle più sprecone, però speriamo che piano piano, grazie alla sensibilizzazione dei ragazzi, questa cosa diminuisca. Le ricette del riciclo hanno messo alla prova quest'anno anche un pubblico di adulti, un modo anche questo per aprire l'impianto a grandi e piccini. I prodotti del riciclo che stanno utilizzando quali sono? Allora, principalmente utilizzano piselli con la loro buccia, carote con la loro parte esterna, sono queste principalmente le cose che usano, e il pane. Pane raffermo, come da tradizione toscana, lo stanno utilizzando in maniera molto creativa. Dov'è che si ricicla di più, a casa o nei ristoranti? Secondo me nei ristoranti adesso, perché c'è più attenzione poi al costo anche del prodotto, magari a casa forse perché c'è una conoscenza minore, perché comunque sia magari le persone non si sentono adatte a riciclare. I bambini di oggi sono gli adulti del domani. E soprattutto noi, quello che interessa a noi è sensibilizzare la collettività, gli utenti del servizio su cosa facciamo. Quindi per noi è importante che vengano qui dentro, noi non facciamo attività fuori, ma le facciamo tutte qui proprio perché a noi ci interessa che vedano l'impianto, cioè vieni e vedi cosa fai tutte le domande che vuoi. E ci fa molto piacere che tutti quelli che entrano qui dentro, la prima cosa che ci chiedono professori, alunni, voglio vedere l'impianto, voglio capire come funziona. E la cucina? Grazie all'arte diventa solidale. 10 le tele che sono state realizzate nell'ambito dell'iniziativa Zero Spreco e poi vendute in una cena il cui ricavato è andato in favore di Teleton. In questo momento qui rappresentare il lavoro di adesso diventa un po' difficile, perché se tutti vanno a lavorare nell'industria. Allora abbiamo provato a chiamare, a ospitare questi 10 pittori per vedere se con l'arte e la loro fantasia si riusciva a fare un connubio tra industria e campagna, perché oltretutto questa azienda, questa industria qui è posta in una bellissima campagna toscana dove il verde non manca e non dà neppure l'idea dei grandi capannoni industriali, però dà l'idea del lavoro. Quindi oggigiorno, se vogliamo rappresentare il lavoro, dobbiamo rappresentarlo con le industrie, non certo con i lavori manuali di una volta. Desidero ringraziare ovviamente il presidente di Teleton locale, ma desidero ringraziare Andrea Fabianelli, perché la cena di stasera tutta la pasta ce l'ha offerta lui, quindi un grazie particolare. Il territorio è sempre molto attento a queste iniziative, la coscienza ecologica degli aretini è maturata molto. Arezzo è una città virtuosa perché tra le città toscane principali è una città che produce pochi rifiuti, quindi pro capite il cittadino aretino è capace di produrre pochi rifiuti. Questo cosa significa in termini impiantistici? Io vi devo dire in termini impiantistici ovviamente, significa liberare importanti spazi industriali e poterli mettere a disposizione per quelle comunità di cittadini che non hanno impianti come questo. Impianti come questo ce l'abbiamo ad Arezzo, a Milano e a Torino, e è uno dei 20 poli strategici nazionali per il recupero dei rifiuti. Quindi l'aretino per me è una persona molto virtuosa, e producendo pochi rifiuti, quindi abbattendo la produzione all'origine, mette in condizioni questi impianti di poter servire più cittadini e quindi di ottimizzare quelli che sono i costi industriali.
va ricordato che la riduzione dei rifiuti è il primo passo dell'economia circolare, poi viene la raccolta differenziata, poi viene la riduzione dei trasporti utilizzando impianti come questo per proprio lavorare ciò che arriva dalla urban mining, dalla miniera urbana, e abbattere alla fine il conferimento in discarica.